Siamo in compagnia di Andrea Laurenzi, presidente di Arezzo Autismo, insomma una voce che assolutamente dà spazio, no? Ormai da tanto tempo e in maniera bella e secondo me anche molto corretta alle tante famiglie che voi insomma rappresentate. Ecco, Andrea, qual è il quadro che esce da questi ormai quasi 2 mesi Sì. di quarantena? Che fatica state facendo? Tanto devo dire che sono questi dati che ha dato il conduttore mi trovano perfettamente d'accordo. Forse inserirei anche altri piccoli problemi che sono capitati alle famiglie. È chiaro che se tutti noi subiamo delle conseguenze da questa situazione, immaginiamoci persone che in tutto il loro percorso di riabilitazione, immaginate che noi il lavoro che abbiamo fatto sui nostri figli va in direzione opposta a quello che è successo. Noi abbiamo insegnato fino ad oggi ai nostri figli a parlare con l'altro, a stringerlo, a dargli la mano, ad essere aperti, perché normalmente i nostri figli si richiudono. In questo caso invece dobbiamo andare totalmente in direzione opposta. Certo, le conseguenze al momento che ci giungono in maniera informale dai nostri contatti con le famiglie, non sono così drammatiche anche perché le nostre famiglie oggettivamente sono abituate a resistere e a stare da sole. Quello che però è preoccupante è che questa chiusura si sta prolungando e più che altro non ci sono assolutamente certezze per quando poter riprendere o dare una routine. Sapete che l'autismo è fatto proprio di certezze, di routinarie, hanno bisogno di sapere cosa si fa oggi, a che ora si fa e come si fa. Da questo poi crescono. Ecco, noi non sappiamo attualmente cosa succederà. Ora, ci sono anche bambini che hanno bisogno di terapie specifiche, anche di terapie farmacologiche, vanno visti perché non si può fare la telemedicina o la psicomotricità o la logopedia via web. Ecco, noi oggettivamente anche dagli ultimi decreti si evince, non voglio essere troppo polemico, si evince comunque una certa distanza, insomma, dai nostri problemi. Ecco, ci sono delle istanze che sia Sì. voi ma anche altre associazioni stanno portando sui tavoli istituzionali? Assolutamente, abbiamo cercato, devo dire che anche le più grandi associazioni, noi non siamo queste, insomma, però facciamo parte del coordinamento anche della Fondazione Italiana Autismo, non è che sono state molto consultate in questa fase, forse siamo tutti presi da altri tipi di emergenze, Però però non siamo stati molto consultati. Le istanze sono ben precise, intanto c'è anche la volontà, e questa è una richiesta che è stata fatta ufficialmente anche da FISH, che è l'organizzazione che segue i diritti, combatte per i nostri diritti, di ritoccare, visto che si parla sempre di impegni anche economici, di ritoccare la pensione di invalidità o comunque la piccola cifra che viene data ai nostri figli, che è veramente piccola, e quindi perché in questa fase le famiglie stanno avendo costi raddoppiati. Ora, non pensiamo a ragazzi un po' più grandi che hanno anche esigenze, che non possono restare mai da soli, e quindi le famiglie che inizieranno a lavorare sarà un problema triplo, no doppio, perché no, anche un ragazzo di 20 anni che non ha le abilità, che è un ragazzo autistico, non può essere lasciato a casa anche se ha 20 anni. Per certo. cui i genitori che tornano a lavorare hanno questo problema. Per non parlare poi delle problematiche, Dio non voglia, se uno di questi ragazzi si ammala. Non è successo ancora, però pensiamo a una persona che non collabora, che non è in grado di darsi i propri Certo. sintomi, che non è in grado di essere lasciata sola. Ecco, tutto questo. Poi noi chiediamo oggettivamente di ripartire con i servizi, di essere creativi, di avere una ripartenza che corregga gli errori del passato. Ora è chiaro che non possiamo pensare che riaprono i centri diurni come prima, però si possono trovare delle altre strade. Le famiglie sono assolutamente disponibili e combattive. Ora nell'ultimo decreto, lo guardavo proprio ieri, si parla di aperture possibili delle strutture, centri diurni e sociosanitarie. Però naturalmente vengono demandate queste decisioni alle regioni, Quindi il questo confronto capisco. sarà con Il Ross. confronto sarà nello specifico sarà con la nostra regione. Noi abbiamo fatto un confronto telematico con l'assessore Saccardi, che non, oggettivamente non ci ha dato grandi risposte, ma ha cercato, insomma, di far percepire questa apertura delle istituzioni.
Parliamo comunque di centinaia, migliaia di persone, di famiglie, quindi, e oltre che tutti gli operatori, eccetera. Ecco, probabilmente c'è bisogno di uno scatto in più, di coraggio, perché le nostre famiglie purtroppo sono silenziose, invisibili, abituate a soffrire e quindi non siamo abituati a fare molta confusione. Tanto clamore, insomma. Tanto clamore. Però Greta, ora effettivamente la misura sta arrivando a un punto di non ritorno. Dimmi Luca, scusa. Vi devo salutare, vi ringrazio ovviamente per questo messaggio che avete lanciato. Dobbiamo tornare grazie a voi. Tornare in studio, ma